Dietro il riso in effetti stanno delle realtà importanti. Forse io mi sono un po' sbilanciato perché parlo anche un po' della coltivazione e magari della cucina, e so che qui ci sono dei grandissimi esperti che sicuramente ne sanno molto di più, ma semmai la conversazione può continuare con loro. Ecco, e il fatto che oggi la coltivazione del riso abbia preso tutta una strada, diciamo, diversa da quella delle origini, ma comunque vicino a quella che è la biologia, questo forse ci fa un po' anche pensare ai corsi e ai ricorsi della storia. Quindi secondo me il riso torna ad essere uno dei protagonisti non solo della storia pavese, ma di tutta l'Italia e poi ovviamente del mondo, come abbiamo visto. Quindi la storia del riso è già stata molto ben illustrata, che sia una gloria del territorio pavese e lomellino in particolare, credo che tutti lo sappiano. Mi piace sottolineare una cosa che dicono gli abitanti delle isole dei Mari del Sud, che non parlano mai della loro terra, ma parlano della loro terra e dell'acqua. Ecco, credo che anche qui il discorso che abbiamo fatto valga per tutte e due le cose. Che Pavia oggi, diciamo meglio, la provincia di Pavia sia una delle più importanti, se non la più importante, per la produzione del riso, lo sanno tutti, ma quello che a me faceva piacere sottolineare da biologa, perché sono anche biologa, è che la risaia è un ecosistema perfetto, un ecosistema in equilibrio. Quindi la terra, insomma, le acque, le piante, i pesci, ma perché no anche le larve degli insetti e anche le bisce d'acqua che facevano tanta paura alle povere mondine che erano costrette a mettere le mani, e magari i lombrichi che vedete lì sotto che smuovevano la terra. Ecco, tutto questo sistema riusciva a dare al riso il nutrimento, il ricambio di sostanze utilissime. Fra parentesi, i pesci avevano una grandissima importanza perché mangiavano appunto le larve delle zanzare, e quindi nel sistema dinamico della risaia in effetti era meno problematica rispetto allo stagno classico la nascita e le nefandezze delle anofere. E oltretutto vorrei sottolineare che rane e pesci presenti nella risaia finivano anche sul piatto. Tant'è vero che il famoso risotto alla certosina è proprio un riassunto del meglio della risaia, ma ne parleremo dopo. Il riso moderno in effetti ha lasciato le mondine, che pure sono una gloria di San Lazzaro, perché è il personaggio del carnevale, ma il Burgundo era mondina, ma sicuramente appunto era un mestiere duro, difficile, in cui in genere poi c'era da pagare la conseguenza con le malattie reumatiche per essere state da giovani per queste donne nell'acqua. Ecco, oggi invece ci sono i diserbanti e ci sono le macchine. Qui direi che c'è una sottolineatura. I diserbanti sono stati e sono tuttora molto criticati. Per la verità, molti dei diserbanti che si usano nelle risaie sono meno tossici rispetto ad altri che si usano per diverse colture. Però c'è da notare che ci sono anche le coltivazioni biologiche. Quindi si è ripreso il ritmo naturale, si impiegano magari i nemici biologici degli insetti o delle piante che infestano la risaia, e quindi si è trovato, diciamo, di nuovo un ritmo naturale che può fare le coltivazioni di riso di nuovo una buona, un buon ambiente, un ecosistema perfetto. Ecco, invece, grazie alle macchine, abbiamo visto le Nieti Trebbia nel filmato dell'Ente Risi, in effetti vedere questa macchina che semplifica così il lavoro dell'uomo diventa una cosa importante. Dalla Nieti Trebbia esce il risone, cioè il riso completo,
sue brumette, il riso integrale, che però non si mangia così com'è. Viene ovviamente sbramato e poi ancora raffinato in maniera tale da diventare bianco, ma non solo bianco. Oggi i colori del riso integrale sono diversi e anche di quello parleremo. Esiste il riso biologico e esiste il riso biodinamico. C'è una piccola differenza, ma il riso biodinamico studia anche i tempi, le stagioni, le lune, proprio come facevano i nostri antichi. Quindi anche qua c'è un ritorno che dà forza alla natura. Ecco, naturalmente c'è l'altra faccia del sistema, della tecnologia, che invece parla di OGM. Allora, l'OGM è cattivo perché fa male alla salute? Personalmente ritengo di no. Non ci sono ancora, perlomeno nelle colture che più si sono sviluppate, le dimostrazioni che in effetti le modificazioni genetiche siano velenose, fra virgolette, per l'organismo umano. Ma sicuramente l'OGM è cattivo perché si impone sulle altre specie. E allora noi perdiamo la biodiversità, che è una grandissima risorsa. Ecco, il fatto di avere tante varietà di riso, compresi quelli antichi, che magari hanno una produzione più limitata, ma hanno un sapore particolare, ecco, questa perdita della biodiversità sarebbe veramente una questione negativa. Quindi, a mio parere, anche se il professor Saro, che è stato gloria dell'Università di Pavia e dell'Università di Milano, ha inventato il famoso Golden Rice, che è un riso OGM che contiene la provitamina A. Quindi, di fronte a un'alimentazione dei poveri che si basi solo sul riso, questo è un aiuto. Si parla tanto anche alla FAO, ne hanno parlato ultimamente, dell'integrare per popolazioni a rischio la dieta con dei cibi che possano essere più nutrienti. Il riso che si conserva così bene e può essere addirittura mandato anche in paesi in cui esiste difficoltà di trasporti, potrebbe essere, in questo caso, diciamo, potrebbe avere un'utilità. Ma nella nostra situazione di persone fortunate di fronte a una natura amica, perdere la biodiversità sarebbe veramente un disastro. Direi che noi siamo fortunati, coltiviamo anche questa nostra fortuna, basiamoci sulla tradizione.